12 novembre, Viale della Primavera, Mercato Rionale, anche oggi presenza dei vigili della Polizia di Roma Capitale guidati dalla comandante Motafferi, zero. Come potete vedere tutto il marciapiede è occupato e c'è proprio l'impedimento fisico a recarsi al mercato. Continua la nostra iniziativa, la nostra lotta per riportare dignità e condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza ottimale a un mercato di periferia, ormai quasi costretto alla chiusura. All'interno ci sono 20 banchi vuoti, oltre 20 banchi vuoti. Perché? Perché la gente non può entrare, non ci va più e qui tutti nicchiano. Io vorrei sapere dove sono i vigili urbani del quinto gruppo, oggi quinto gruppo nato dall'accorpamento tra sesto e settimo municipio. Ci saranno circa 400-450 vigili in forza complessiva all'attuale quinto gruppo, però ecco, non se ne trovano due o tre da mettere in maniera fissa dalle 7:30 del mattino alle 13:30. È una vergogna di periferia, una vergogna di un quartiere di periferia bistrattato dall'amministrazione centrale, perché dobbiamo dirla tutta, è bistrattato dall'amministrazione centrale, è offeso, vilipeso, vergognati, diceva l'ex capogruppo di Alleanza Nazionale e poi di Forza di Popolo della Libertà in consiglio comunale, in consiglio municipale, scusate, Aldo Mercuri. Vergognate, mi associo a quella dichiarazione, questa è veramente una vergogna.